ancora le formazioni da potervi offrire in questo pre-gara, appena arriveranno ve le mostreremo anche in diretta, probabilmente non ci sarà dall'inizio Mastalli, a lui sarà preferito Scacca Barozzi, ma anche e soprattutto per problemi di ordine fisico per Mastalli, ma vedremo nella formazione che poi deciderà mister Padalino di schierare. Io credo che le formazioni stiano per arrivare, perché vedo qualcosa proprio sul rettangolo verde che stanno per essere poi consegnate. Ricordiamo che Juve Stabia e Ternana si affrontano oggi, sono già in campo delle squadre che stanno giocando delle partite, alcuni anticipi ieri, poi dopo vi faremo un resoconto generale della 19ª giornata. Ma per raccontarvi questo match iniziamo subito col primo commento, vado da Mario Vollo, lo faccio prima con Mario perché poi sarà impegnato anche con gli amici di Unicusano TV. E allora Mario, un tuo primo commento, poi abbiamo già Romano qui con noi per raccontare questo pre-gara che diciamo è stato acceso anche da qualcosa che non è riferito al campo. Noi ne parleremo poco, diremo della notizia ma ne parleremo poco chiaramente di questa piccola contestazione, questa contestazione non piccola, questa contestazione almeno con uno striscione per la famiglia Langella. Poi andremo a raccontarvi soprattutto del match, e anche perché ancora non è dato sapere il motivo di questa contestazione. E intanto Mario Vollono con un primo parere su questa gara. Mario, arriva, buonasera ovviamente ai nostri web spettatori, arriva qui la capolista in battuta, la Ternana, che viaggia a numeri impressionanti per questa Serie C, però io dico dall'altra parte c'è una Juve Stabia che soprattutto nelle ultime due uscite, Catanzaro e Foggia, ha fatto vedere di aver trovato una strada giusta, cioè quella di saper giocare, di portare pericoli per gli avversari. Poi da quello a dire che manca la finalizzazione, questo è un dato di fatto, però questa è una bella Juve Stabia, soprattutto in queste due ultime uscite, che sinceramente adesso inizia a farmi emozionare, cosa che magari non riusciva nelle partite precedenti, dove abbiamo sempre detto che era una squadra piatta. Grazie a Orlando, grazie a Fantacci, grazie anche a Romero, che comunque si fa trovare lì davanti sempre, poi la può anche sbagliare, se diciamo se riuscisse a tramutare in rete tutte le occasioni non sarebbe un attaccante di Serie C, ma sarebbe un attaccante di Serie A o di altre categorie. Però l'impegno c'è, si fa trovare sempre lì, quindi non buttiamo la croce addosso a lui. C'è Berardocco che dopo il rigore con il Foggia magari può aver preso fiducia e comunque sta giocando diversamente. Comunque una squadra che gioca bene, diverte chi la guarda, anche diciamo chi l'ha vista con il Foggia, sono arrivati grossi bei commenti su questa diversità. Dall'altra parte però ripeto c'è una capolista che diciamo viaggia anche un po' sulle ali dell'entusiasmo, è un'ottima squadra anche se là con l'età, però ha tanta esperienza, è un campionato dove non c'è il pubblico, l'esperienza conta perché sale in cattedra chi sa come deve sfruttare qualsiasi occasione. Ritorna Falletti nella Ternana, quindi un'altra pedina importante che si aggiunge allo scacchiere delle fere o delle belve come le chiamano, come vengono chiamate la Ternana. Però la Juve Stabia deve continuare, ripeto, sulla strada tracciata, non sempre ti va male, non sempre trovi un Fumagalli anche in versione di grazia che ti para diciamo l'impossibile, e quindi io spero quest'oggi che, ripeto, l'approccio sia lo stesso di queste gare, di queste ultime gare, perché davvero davvero adesso possiamo dire pian piano questa Juve Stabia sta aumentando i giri del motore. Romano. Buonasera a te Mario, buonasera a tutti gli amici di Juve Stabia Live, a voi cari e fraterni colleghi di reparto. Allora, praticamente hai detto un po' tutto tu. L'analisi corretta e veritiera è che questa Juve Stabia come dato oggettivo è in crescita. Lo ha dimostrato in quel di Foggia, dove e per possesso palla e per gran personalità non è mai stata messa in pericolo. Vuoi perché questa squadra probabilmente sta uscendo un po' fuori, un po' allo scoperto da quelli che sono i vincoli e le viscere di un atteggiamento tattico che io ho chiamato sempre e purtroppo scolastico. Quindi se abbiamo fatto caso, la partita in casa contro a Foggia ha dimostrato che qualche calciatore della Juve Stabia, vuoi per carattere, vuoi per caratteristiche tecniche, agli attributi per poter inventarsi qualcosa, per poter fare qualche numero. Berardocco su tutto, Orlando su tutti, Romero al di là del discreto tasso tecnico
non può essere condannato, e mi trovi oggettivamente d'accordo, perché è un ragazzo che fare parte, dolente e nolente, suda la maglietta per tutti i 95 minuti. Che poi Altapin non si è fatto trovare preparato, sono episodi di gioco, a volte si fanno i gol, a volte non si fanno, ma probabilmente chi avrebbe completato questa squadra a luglio doveva sapere che non era Romero il calciatore che ti poteva assicurare 15 gol per un campionato importante. Quindi non sta a me fare delle critiche o alzare dei casi politici, ma sono contento di questa Juve Stabia. Non ci dovevamo aspettare niente di più, semplicemente perché ai punti in classifica forse questa squadra quest'anno vede mancarsi 5 o 6 punti. La partita beffa col Palermo in casa, di cui è stato artefice al negativo, poco, mediocre e in malafede, la stessa persona che oggi qui a Castellammare farà il quarto uomo, il signor Carella di Bari, al quale va tutto il mio monito di fare la persona per bene, quantomeno di fare la persona per bene, non il professionista, perché non penso abbia queste caratteristiche. Però venendo al calcio, questa Juve Stabia sta dimostrando di giocarsela contro a tutti. Forse con un poco di personalità in più in qualche partita avrebbe avuto la superiorità. Vedi in casa col Monopoli quando la si perse all'inizio. Vedi in una ventina di minuti nel frangente di Bari, anche con un Bari con gran personalità e con gran superiorità oggettiva in più rispetto alla Juve Stabia. Vedi in casa col Palermo, di cui è stata vittima sacrificale di una truffa. Vedi qualche partita, vedi Foggia, perché il gol all'87esimo, se lì non si sbaglia l'appoggio, la palla in porta non va ed è finita la partita, 1-0 per la Juve Stabia, con un campionato che poi lo leggi in altro modo perché è ancora una gara da recuperare. Quindi è una serie di fattori che mi portano ad essere in maniera inequivocabile d'accordo con la tua tesi. Questa squadra merita serenità, merita un periodo di non belligeranza, un periodo di interlocuzione, perché sicuramente sarà un anno di transizione. Poi a giugno capiamo se fare applausi, se fischiare, se insultare, se vergognarci di quello di cui ci hanno fatto credere. Però al momento qualsiasi forma di politica delle reazioni o di politica delle intenzioni potrebbe essere un attimino troppo frutto solo ed esclusivamente della passionalità di una piazza che c'è ed è stato sempre il nostro fiore all'occhiello. Quindi questo monito al negativo di passionalità, chi è stato al comando anni fa ne ha beneficiato in positivo, e quindi quando è un carattere focoso il popolo bisogna prendersi anche il negativo. Quindi c'è un monito di far pace, c'è un monito di voler stemperare un attimino l'adrenalina. La curva sud viene da una retrocessione inaspettata, il focolare dell'amore è tanto, le tossine accumulate dal vedersi allontanati dal rettangolo verde è tantissima, il senso di frustrazione nel vedere una nuova società che nel giro di 4 mesi cambia parecchie facce potrebbe essere plausibile. Però io dico calma, fermiamoci, continuiamo a fare di necessità virtù, abbracciamoci tutti nuovamente a cerchio verso questa dirigenza, verso questa società, verso questo gruppo, verso questa maglia, perché poi ce lo siamo sempre detti, a noi piace fare anche la prima categoria, purché si rispetti la categoria e si rispetti la maglia. Buonasera Gaetano. Tecnicamente questa Juve Stabia va rispettata e va cautelata, anche perché a prescindere dai presidenti, a prescindere dai professionisti, è la maglia, la gloriosa casacca gialloblu, quella che resta a Castellammare, è quella che noi tutti ne andiamo fieri ed orgogliosi e ne abbiamo tanta voglia di difenderla. Quindi ci devono passare il termine di passionalità, ci devono passare il termine di focosità, ci devono perdonare tutto, perché Castellammare vuole bene questa Juve Stabia, e per questa partita io credo nella pace, credo nel gran riscatto. Mario. Sì, intanto abbiamo le formazioni, anche grazie all'ufficio stampa stiamo vedendo la formazione sul organo ufficiale della Ternana, penso sia quella ufficiale, la andiamo a leggere in diretta mentre siamo quasi pronti per raccontarvi chiaramente questo pregara. Juve Stabia che scende in campo con Tomei tra i pali, Garattoni, Tresta, Lievi e Rizzo in difesa, a centrocampo ci sono Vallocchia e Berardocco con Fantacci, Golfo e Orlando in appoggio a Romero. Quindi praticamente Juve Stabia in campo con 4 punte, o meglio con 3 mezze punte, Fantacci, Golfo e Orlando, e con Romero davanti. A questo punto
penso si possa parlare di un 4-2-3-1 e non di un 4-3-3, perché nei tre difficilmente uno tra Fantacci, Golfo e Orlando può andare a giocare a centrocampo, quindi la Juve Stabia che parte così per cercare di attaccare forse la Ternana e non perdere chiaramente nulla dall'inizio. E quindi ancora non abbiamo l'ufficialità, però questa dovrebbe essere la formazione, con Ternana che scende in campo con Iannarilli e poi ancora Defendi, Suager, Contec, Salzano, Damian, Paghera, Peralta, Furlan, Falletti, Vantaggiato, Preferito all'inizio a Raicevic, e c'è Partipilo in panchina, c'è Peralta in campo, quindi questa è un'altra scelta che almeno nella preparazione del match non ci si aspettava. In panchina per la Ternana ci sono Vitali, Mammarella, Proietti, Ferrante, Torromino, Russo, Ndir, Partipilo, Raicevic, Laverone, Bergamelli e Palumbo. Questi sono i giocatori a disposizione dei due mister per la Juve Stabia. In panchina Lazzari, Russo, Lia, Mastalli, Bovo, Guarracino, Ripa, Kodromaz, Volpicelli e Oliva, con le scelte delle due squadre da una parte e dall'altra. Allora chiedo a Giovanni Donnarumma, poi Natale Giusti, con Giovanni parleremo anche del pubblico, quindi vediamo anche i vari messaggi. Eccolo qua Giovanni con me. Allora Giovanni, partiamo con un po' di commenti dal web, con il tuo commento su questa gara, e poi dopo andremo anche sull'arbitro anche durante il match. Sì, grazie Mario, buon pomeriggio, più tardi pomeriggio dal Romeo Menti di Castellammare di Stabia. Aria glaciale che soffia sul Menti, ma non è una novità da qualche giorno a questa parte che il territorio è, sul territorio in perversa appunto una aria super glaciale qui al Menti, un'area glaciale che però la squadra di mister Badalino deve rendere dolce alla fine di questa gara. Oggi incontriamo la capolista imbattuta in questo girone di andata, e oggi la Juve Stabia si può regalare veramente un pomeriggio di alta tensione. Dicevamo dei messaggi, andiamo a salutare innanzitutto Francesco Trambarulo, Umberto Noclerio e tanti altri che ci seguono, come pure Nunzio Esposito che ci dice buonasera a tutti e forza Stabia sempre. Grande Padalino, forza Romero, da Gianluca Merolla. Pienamente d'accordo con Mario, ce lo scrive Amato Michele, probabilmente è quello che era la presentazione di Mario Vollono appunto prima. Poi ancora Gigi Iacomino, arriva un grande bomber, ci scrive Gigi Iacomino, un grande cuore, avrà qualche notizia che noi non conosciamo al momento, e ci dice che arriverà un grande bomber. Ancora Ciro di Nocera, lo speri o lo sai, ecco che chiede a Gigi Iacomino. Intanto lo stesso Ciro di Nocera dice finalmente un 4-2-3-1 senza Mastalli, non in forma. Salutiamo anche Gianluca Michele Ianello che ci dice siamo alle solite, si riferisce probabilmente a questo improvviso striscione che abbiamo trovato stamattina qui al Menti, e Gianluca Amilcare Ianello dice siamo alle solite. L'Angella Vattene 2020 è stato l'inizio dell'impresa chiamata retrocessione, l'Angella Vattene 2021 fallimento, ma sinceramente come abbiamo detto all'inizio della trasmissione noi non ci soffermeremo su questo aspetto perché non ne abbiamo notizie, quindi non parliamo di cose che non conosciamo. Noi siamo qui oggi per questa partita importantissima della Juve Stabia contro la Ternana. Michele Palumbo, grande Romano, belle parole arrivano per appunto Romano Parigino da parte di Michele Palumbo. Poi Stabia Marcello da Milano, buon pomeriggio a voi, Milano vi abbraccia e vi saluta, forza Juve Stabia. E la buonasera, forza Juve Stabia, arriva anche da Umberto Naclerio che salutiamo. Siete tantissimi stasera come sempre, noi vi ringraziamo per i messaggi fin qui spediti e per quelli che manderete anche durante la nostra radio cronaca, che ricordo 3 minuti ogni 15 su Vivi Radio Web. Poi ci sarà anche un ricco intervallo tra primo e secondo tempo, un ricchissimo post partita, e ovviamente tutto si aspetta dal campo, da questo rettangolo verde di gioco dove la Juve Stabia avrà la meglio sicuramente oggi dal punto di vista psicologico. Bisogna vedere in campo questa, contro questa grande squadra. Formazione
non, almeno per quanto riguarda quest'Abbia, non lontana da quella che avevamo pensato durante la settimana. Mister Lucarelli invece si regala qualche cambio in più. Vedremo un po', probabilmente anche per dar fiato un po' a tutti, per far giocare un po' a tutti, perché lo ricordiamo tutti, leggendo la formazione della la rosa completa di mister Lucarelli, ha praticamente due formazioni titolari che potrebbero tranquillamente alternarsi di domenica in domenica e stare sempre lì in vetta alla classifica. Vedremo un po' quello che succederà durante la gara. A te, Mario. Esatto, grazie Giovanni. Intanto fra un po' avremo anche Natale Giusti qui con noi per raccontarvi appunto il suo pensiero su questa scelta di mister Padalino. È una novità assoluta quest'anno, quindi 4-2-3-1 per la Juve Stabia, una novità soprattutto per questa parte del campionato. Te l'aspettavi Natale? Non c'è Mastalli, però comunque in panchina Scaccabarozzi non c'è, neanche Scaccabarozzi, quindi è questo probabilmente che ha portato pure alla scelta quasi obbligata per mister Padalino. Infatti non avevamo visto di Scaccabarozzi, probabilmente un problema dell'ultimo istante, perché era tra i convocati, non c'erano tra i convocati solo Mulè e Cernicoi. Natale. Sì, allora c'è questa grande novità del probabile 4-2-3-1 dal primo minuto per la Juve Stabia, anche se bisogna vedere in campo quale sarà la posizione di Tommaso Fantacci, perché potrebbe essere anche un 4-3-3 con Fantacci appunto sulla destra del terzetto di centrocampo ideato oggi da Pasquale Padalino. Gli altri due sono Berardocchi e Vallocchia. Non c'è Mastalli, che non è in buone condizioni fisiche, durante la settimana ha accusato ancora qualche problema e quindi parte dalla panchina, mentre diverse sorprese ci sono anche nella squadra della Ternana, che mister Lucarelli manda in campo, perché c'è questo centrale Swagger che viene appunto preferito la coppia di centrale sarà Swagger-Kontek, diversa da quella della scorsa settimana. Qualcosa cambia anche nei due di centrocampo, che dovrebbero essere, dalle distinte che ci sono state portate, costituite da Damian e Paghera al posto di Palumba e Proietti, che hanno giocato la settimana scorsa. Anche nel terzetto dietro la punta vantaggiato c'è qualche novità, perché c'è l'impiego, non c'è Partipilo che parte dalla panchina, quindi c'è Peralta, Furlan e lo stesso Falletti, che rientra dalla squalifica, e quindi è il pericolo numero uno, diciamo, della Ternana, perché è il giocatore che è dotato di più inventiva, di maggior tecnica lì nel terzetto di trequartisti dietro la punta centrale vantaggiata. Quindi grosse novità anche nella difesa della Ternana, ma del resto mister Lucarelli ieri in conferenza stampa lo aveva anche preannunciato, aveva detto che in settimana erano state fatte delle analisi del sangue ai suoi giocatori e qualcuno aveva riportato dei valori che facevano capire che bisognava far tirare il fiato a qualcuno di loro, e in effetti soprattutto al centrocampo e anche nel terzetto di trequartisti dietro la punta avvantaggiato c'è qualche grossa novità nella Ternana. È una partita questa comunque dal grande fascino, questa tra Juve Stabia e Ternana, e dall'importanza fondamentale per quanto riguarda il prosieguo del campionato di ambedue le compagini, perché la Juve Stabia viene da 6 risultati utili consecutivi e vuole allungare decisamente oggi la striscia andando a fare risultato contro la capolista Ternana. Capolista Ternana che sta dominando questo campionato, è il miglior attacco con 43 gol realizzati, migliore difesa con soli 12 gol subiti. A proposito del rendimento difensivo, oggi si affrontano anche, questo è un dato statistico molto particolare che potrebbe caratterizzare anche questa sfida, si affrontano le due migliori difese del campionato insieme a quella del Bari, perché Juve Stabia e Bari hanno subito 14 gol, la Ternana 12. Quindi è anche uno scontro tra le due migliori difese, anche se la Ternana indubbiamente ha qualcosa di più in attacco, anche se oggi sorprende questa partenza di Partipilo dalla panchina. Io me lo sarei aspettato in campo dal primo minuto. Quindi ci sono tutti gli ingredienti, tra l'altro c'è anche Palumbo e Proietti anche in panchina, quindi cambia, l'abbiamo già detto prima, il duo di centrocampo, quindi una mini rivoluzione un po' preannunciata ieri da Cristiano Lucarelli in conferenza stampa. Cristiano Lucarelli che ha avuto parole veramente al miele per la Juve Stabia, dicendo che è la Juve Stabia vista finora
è stata secondo lui la migliore squadra per espressione di gioco in campo, squadra che però purtroppo, come noi sappiamo, quella di mister Patalino, è una squadra molto propositiva in campo nel 4-3-3 che oggi potrebbe diventare 4-2-3-1, ma è una squadra, ecco, che purtroppo ha la sua, il suo tallone d'Achille nella fase realizzativa. Speriamo oggi di avere delle ottime novità anche da questo punto di vista. Ti ripasso la linea, Mario. Grazie Natale, intanto noi vi facciamo vedere ancora un po' il rettangolo verde dove ci sono i ragazzi della Juve Sabbia schierati. Ricordiamo, Golfo parte titolare, non c'è Mastalla in campo in panchina per scelta tecnica ma soprattutto per scelta dovuta alla sua condizione fisica, e Scacca Barozzi non è neanche in panchina, quindi probabilmente problemi dell'ultimo momento per lui, sarebbe stato forse titolare di questo match ma alla fine non va neanche in panchina. E allora andiamo anche a leggere i tanti messaggi che ci state mandando. Cosa ne pensate di questo modulo odierno? Francesco Tramparulo: penso che sia un modulo che possa mettere in difficoltà la Ternana, pure la Ternana che tra l'altro si schiera con un modulo che noi abbiamo messo come 4-2-3-1 in campo, ma bisogna vedere, perché comunque ha in panchina tanti attaccanti esterni come Torromino, c'è la Icevic che è titolare in centrale, c'è Palumbo, parti Pilo, quindi è da capire se giocherà veramente con un 4-2-3-1 oppure se mister Lucarelli ha voluto cambiare passando al 4-3-3 per mettersi a specchio con la Juve Sabbia. Ma in realtà la Juve Sabbia per la prima volta oramai da una marea di giornate a questa parte non gioca con 4-3-3, soprattutto perché le alternative sono poche. Bovo c'è in panchina ma probabilmente non sarà anche lui al meglio, e Juve Sabbia che ha poche alternative anche lì davanti, per esempio giocando con le tre mezze punte dietro Romero l'unica alternativa dalla panchina può essere Ripa e il giovanissimo Guarracino, quindi bisogna valutare un po' tutto questo. E c'è Kodromaz come alternativa in difesa al centro, mentre lì esterno, ma lì sono tante le possibilità anche perché i giocatori in campo possono giocare in vari ruoli, vedi allievi, e quindi in corso d'opera può essere utile anche in due posizioni diverse. Intanto buonasera ragazzi, è sempre Forza Sabbia da Giancarlo Cirillo, poi c'è ancora Ciro Di Nocera che dice ero curioso di vederlo, speriamo bene. Umberto Naclerio che giustamente dice limitiamoci alla partita, esattamente, limitiamoci alla partita, quello che anche noi vogliamo fare, anche perché in queste cose interne tra società, tifosi, difficile in questo caso difficile entrare, perché io sono d'accordissimo con quello che diceva Mario, ma soprattutto Romano che diceva è chiaro che noi come anche gli ultra, il primo pensiero nostro sempre, tutti i giorni, è quello della maglia gialloblè della Juve Sabbia, e che la vogliamo vedere sempre a grandi livelli, a buoni livelli, ma comunque a qualsiasi livello ci saremo sempre, e quindi probabilmente c'è un qualcosa che non è piaciuto agli ultra e che vogliono in questo momento capirci qualcosa di più, e forse per questo hanno provato a capirlo con quel striscione di cui abbiamo parlato prima, e che non ci torniamo più in questo momento, anche perché poi vedremo quello che si genererà da questo striscione. Poi ancora Ciro Di Nocera: comunque Mastalli può subentrare a Golfo. Certo, Mastalli probabilmente non ha tutta la partita nelle gambe, e con questo freddo e i problemi muscolari che sta avendo è chiaro che è un giocatore di quelli molto a rischio, e quindi probabilmente non sarà messo in campo oggi, o comunque se andrà in campo sarà proprio un motivo di urgenza eccessiva. Mamulè perché non convocato, dice Alessandro Palma, povero ragazzo, non ha visto mezza volta il campo. Onestamente non sappiamo il motivo della non convocazione, penso che sia più un motivo fisico e non tecnico per questa non convocazione, poi si capirà tutto. Ricordiamo, siamo in un momento dove il mercato è aperto, e quindi in questo momento è chiaramente difficile che si possa capire se c'è qualcosa di diverso da quello che è semplicemente una scelta tecnica o medica per problemi di ordine fisico. Forza Sabbia, dire l'Angela vattene semplice, dice Alessandro Gargiulo, bisogna rispettare le scelte della società perché sono loro che mettono i soldi in questo momento, bisogna ringraziarli, dice Alessandro Gargiulo in questo messaggio, che ci fanno ancora vedere calcio a Castellammare. Questo è il pensiero di Alessandro Gargiulo. Poi ancora, io mi fido di L'Angelo, dice Ciro Di Nocera, per ora ha sempre parlato chiaro. Gigi Giacomino: il 4-3-3 è il modulo ideale per le caratteristiche del giocatore in rosa, anche in funzione per l'attaccante che arriverà, dice Gigi, che a questo punto va abbastanza chiaro sul fatto che arrivi un attaccante, cosa che penso che la società stia cercando, anche perché purtroppo non avendo disponibile Cernigoi e attendendo, diciamo, notizie in merito alla situazione
fisica di Cernicolo, dal punto di vista medico è chiaro che qualcosa lì davanti c'è da fare. Gigi, ma Fantacci è penalizzato nel 4-3, dice Ciro di Nocera, può giocare da attaccante esterno, vi rispondete tra di voi, questo è un vostro commento. Chiaramente 4-2-3-1 come dice Salvatore Cimino e come abbiamo specificato anche noi qualche messaggio di qualche minuto fa. Poi buonasera a tutti e forza Stabia da Antonio Esposito, resta sempre la nostra fede, anche i giornalisti seri come Mario facciano la loro parte, dice Antonio Esposito, aspettiamo e poi giudicheremo. Forza Stabia, assolutamente, e su questo siamo tutti d'accordo. Se si mette uno striscione ci deve essere un'automotivazione seria, dice Gennaro Tremante, sapendo che la curva sud di che persone sono, penso che ci sarà un grave motivo nel loro confronto e nei loro e nei nostri di tutti gli stabiesi. Sì, e questo è quello che abbiamo pensato tutti e quindi stiamo cercando di capire il motivo di tutto ciò. Buonasera e forza Juve Stabia da Antonio Vollono, che salutiamo, un abbraccio a lui, un abbraccio ad Antonio Farricillo che prima ci ha salutato e che noi salutiamo con un grande abbraccio. E allora richiamo anche Giovanni qui vicino a me, perché abbiamo da parlare ancora della dell'arbitro, del match e della quaterna arbitrale, anche perché dei tre poco da dire, ma è il quarto uomo proprio che un po' ci fa pensare, però noi assolutamente vediamo cosa succede in campo. Giovanni. Sì Mario, ci sarà anche la quaterna arbitrale oggi ad essere praticamente protagonista, noi speriamo in maniera abbastanza professionale e fuori dai canoni extra calcistici, diciamo così. Allora, l'arbitro sarà il signor Marco Ricci, che è della sezione di Firenze. Lui che è il quarto anno in Lega Pro con 48 gare dirette, in categoria 18 sono le vittorie interne, 15 pareggi e 15 le vittorie esterne con 15 rigori e 10 espulsioni decretate dall'arbitro toscano. Quest'anno ha già diretto 7 gare con 3 vittorie interne, 2 pareggi e 2 vittorie esterne, 4 i rigori e una espulsione. Sarà alla prima direzione con entrambe le squadre. Abbiamo anche qualche confronto tra i tecnici. Vale a dire Cristiano Lucarelli, mister punta laterale, ha incrociato già 3 volte la quest'anno in carriera e conta 2 vittorie e un pareggio, quindi alla pari della Ternana anche lui è ancora imbattuto, diciamo così, dalle Vespe. Quindi potrebbe essere questo un tardi pomeriggio da sfatare più di un tabù. 2 volte invece si sono incrociati in carriera i due allenatori, con un pari e una vittoria per quanto riguarda ancora l'allenatore delle Fere, mentre sarà appunto la prima volta che mister Fadalino affronterà la squadra umbra della Ternana. Infine gli assistenti, che saranno il signor Roberto Terenzio della sezione di Cosenza, il signor Vincenzo Pedone della sezione di Reggio Calabria, quarto uomo Luigi Carella della sezione di Bari, che abbiamo già modo di apprezzare le sue doti di arbitro in campo quando la Vestabbia disputò la sfortunata tra virgolette partita contro il Palermo, nella quale ci furono più di un'occasione per recriminare, e andiamo veramente sul sottile, su qualche decisione un po' presa dall'arbitro principale in campo, vale a dire Luigi Carella, oggi che sarà impegnato tra le due panchine. Però ovviamente la partita è di tutt'altra natura, all'epoca si parlava di una stabia ancora incompleta, una stabia che ancora doveva vedere l'arrivo di tanti calciatori, e oggi ovviamente possiamo parlare di un'altra di quest'anno, ma non solo da oggi, già da qualche settimana. Vedremo un po' in questa gara cosa ne uscirà di buono per le Vespe stabiesi, che oggi dovranno confrontarsi con quello che ripetiamo la squadra imbattuta in questo girone di andata, con praticamente tanti gol anche all'attivo, con tanti calciatori, l'abbiamo detto anche prima, che probabilmente qualcuno di loro, anzi più di uno, ha poco a che fare con questa categoria. Ternata lanciatissima che oggi però è al giro di boa, giro di andata che ancora deve completarsi, e prima di questo completamento tutto può succedere qui al Menti. A te Mario. Grazie Giovanni, intanto stiamo cercando anche di darvi gli ultimi messaggi da casa. Vogliamo il gol del bomber Roberto Stracci, ce lo auguriamo anche noi, speriamo che questo gol possa sbloccare definitivamente il colosso Romero, l'abbiamo definito così, e noi speriamo che possa davvero essere finalmente il suo momento. Potete pubblicare di nuovo la formazione, dice Umberto Nagario, abbiamo appena, sì, fatto proprio sul tuo suggerimento Umberto, ti salutiamo.
E poi ancora Giuseppe Polito che ci guarda in diretta come tanti altri, vi salutiamo tutti, ci state seguendo in tantissimi come sempre. Ci avviciniamo al match e chiaramente stiamo per salutarvi con la precisione consueta, 15 minuti prima del match per il regolamento chiaramente che vige attualmente, quindi ci siamo per salutarvi, ma non voglio farlo prima di sentire di nuovo il nostro Mario Vollono che avete potuto ammirare anche su Unicusano TV, chi sta seguendo la partita anche sul digitale terrestre. E allora Mario, con il tuo parere sulle scelte obbligate di mister Fatalino, perché ricordiamo in panchina non c'è Scacca Barozzi e quindi questo ha portato chiaramente con un Mastalli acciaccato, un Bovo che rientra ora dopo la non convocazione per problemi fisici anche in quel caso, possiamo dire che il 4-2-3-1 era quasi scelta obbligata. Sì Mario, alla fine questo sarà il modulo come hai detto tu, perché il fatto che Fantacci ritorni dietro, non possiamo ipotizzare che Fantacci faccia la mezzala perché non è nelle sue condizioni, quindi ci saranno i due rottura lì davanti alla difesa e poi la linea 3, Golfo, Orlando e Fantacci dietro a Romero, quindi con le scelte se appunto non hai un Mastalli in buone condizioni, non ha la possibilità di utilizzare Scaccaparozzi, diciamo che sono quasi scelte obbligate, con la possibilità poi di avere qualcuno da poi far entrare nella ripresa. Devi avere un centrocampista, non puoi puntare su Bovo perché come hai detto tu torna da poco da un problema fisico. Dall'altra parte c'è una Ternana dei numeri impressionanti, anche dei numeri superiori a quello che hanno visto la Juve Stabia cavalcare nel campionato 18-19, quindi però come si dice mai dire mai nel calcio, bisogna crederci perché nel calcio tutto è possibile, anche il Monopoli ci stava riuscendo a battere la Ternana con due rigori sbagliati, quindi questa partita deve far capire che c'è la possibilità, si gioca in casa. La Juve Stabia in questo senso non ha nulla da perdere, se vogliamo dire, perché sulla carta si potrebbe già dire che il risultato è acquisito da Ternana, quindi mentalmente può giocare libera e speriamo che giochi come ha fatto nelle ultime due gare. Perfetto, allora noi vi facciamo vedere per l'ultima volta in questo pre-gara il rettangolo verde con la Juve Stabia che in campo si sta riscaldando come anche la Ternana dall'altra parte. Noi con precisione assoluta 17 e 14 minuti primi andiamo a fermarci qui dal Menti, torneremo fra 15 minuti in diretta su Vivi Radio Web per i flash, le pillole 3 minuti ogni 15 del match tra Juve Stabia e Ternana per raccontarvi la nostra passione gialloblu come sempre, come di consueto. Per salutarvi però volevo fare un saluto particolare a Stabia Amore, l'associazione di Gianfranco Piccirillo, presidente Gianfranco Piccirillo, e a Patrizia Esposito dell'Hard Care. Non lo facciamo da tempo e ci dovete scusare per questo, lo facciamo ora e vi salutiamo con grande affetto. Ciao a tutti. Expert, quando vuoi di più. Solo da Expert, se scegli i migliori elettrodomestici, ti regaliamo un nuovissimo Smart TV pronto per lo switch. Un esempio, la lavatrice Bosch 8. Auto a domicilio. Installa da noi un impianto GPL e metano a partire da 600 euro o un antifurto Block Shot. Di Giocar ti puoi fidare. E novità assoluta, siamo installatori ufficiali per la campagna dei dispositivi di guida per disabili Fadiel SMDM. Ti aspettiamo in via Ripuaria 12 a Castellammare di Stabia. 081 87 020 66. Su Facebook Schettino Group. Automec Service è la moderna concessionaria auto del gruppo Automec. Da subito un punto di riferimento qualificato per chi vuole acquistare un'auto nuova o un usato garantito. Grazie ad un ampio showroom dedicato ad Opel, Peugeot, Suzuki e Toyota e un parco auto usate costantemente aggiornato, sarà facile trovare l'auto che stai cercando. Automec Service è anche una moderna ed efficiente officina, nonché Bosch Car Service, dove potrai effettuare tagliandi e interventi di manutenzione alla tua auto. Ti aspettiamo a Automec Service, via De Gasperi 287-289, Castellammare di Stabia. Telefono 081 872 3824. www.automecservice.it. Cerchi un pub? Sei amante della cucina italiana e tradizionale? Sonny's Pub Bistro è quello che fa per te. Nei menù ci sono piatti della cucina italiana, oltre che un'ampia scelta di dolci della casa. Insieme con i panini e gli immancabili fritti misti, troverai un menù lunch veloce per chi non vuole rinunciare ad una pausa gustando dei piatti di qualità. Il menù è stagionale e tutte le materie prime sono selezionate con cura dai migliori produttori locali.
La carta dei vini e la selezione delle birre incontrano i gusti di tutti. È possibile acquistare piatti da sport o da consumare dove si desidera. Ci trovi a Castellammare di Stabia, in via Giuseppe Cosenza 234, nei pressi dello stadio Romeo Menti. Telefono 081 1932 7505, cellulare 339 174 7315. Siamo anche su Facebook e Instagram. Sonny's Pub Bistro. Vuoi realizzare i tuoi sogni? Oggi puoi con Euroansa, l'agenzia di mediazione creditizia che vanta tra le convenzioni più favorevoli con i maggiori istituti di credito. Hai bisogno di un mutuo, un prestito? Euroansa è la risposta. Con professionalità, trasparenza e innovazione ci occupiamo anche della cessione del quinto di stipendio per pensionati, dipendenti privati e statali, anche a cattivi pagatori. Vieni a trovarci nella nostra sede di Castellammare di Stabia, in via Cosenza 125, o contattaci al 339 83 86 854 oppure allo 081 189 46 086. Non serve sorpassare a destra. La tua corsia preferenziale è Fisio Rehab, l'eccellenza sanitaria italiana accessibile a tutti. Innovazione tecnologica, attrezzature all'avanguardia, professionalità ed esperienza per assicurarti il miglior percorso verso la guarigione. Fisio Rehab è fisioterapia e riabilitazione sportiva, ortopedica e neurologica, poliambulatorio medico con visite specialistiche, esami diagnostici, test e valutazioni funzionali. Visita fisiorehabstabia.it anche su Facebook e dai la precedenza alla salute. In via Alcide De Gasperi 177 a Castellammare di Stabia. Per info contattaci al numero 081 19 00 42 74. Potrei parlarvi della cucina genuina e gustosa, della succulenta carne alla brace italiana e straniera, della pizza napoletana buona da leccarsi le dita, o raccontarvi di... Ma che ve lo dico a fare? Non se ne può parlare, dovete provare! C'è posto per te, Pasquale e la sua famiglia, sì, che sanno prendervi per la gola, perché da loro... Ragazzi, questa non è carne, è cioccolato! Ciao! Dall'idea di una famiglia di macellai buongustai c'è posto per te. Ristorante, pizzeria ed enoteca con oltre 900 etichette di vini italiani ed esteri. A Castellammare di Stabia, traversa Cantieri Metallurgici Italiani 59 081 871 88 71 e 392 13 62 179. Un bar italiano è un posto di lunghe soste, come un club inglese, ma è anche un luogo di passaggi veloci, come un mercato cinese. È il posto dove, bevendo un espresso, si decide un affare o una serata, l'inizio di una collaborazione o la fine di un amore. In piedi spesso. Le emozioni verticali non ci spaventano. Se cerchi tutto questo, parte di esso, vieni a trovarci alla caffetteria alle Sorgenti, in piazza Spartaco 17 a Castellammare di Stabia. È possibile ordinare anche consegne a domicilio chiamandolo 081 870 5050. Termina così il nostro momento di informazione. Chi volesse approfondire le news ascoltate può trovarle con tutte le altre news più interessanti del giorno sul nostro network vivicentro.it e nelle nostre edizioni regionali e sportive.